Inca sono una delle più avanzate civiltà precolombiane, assieme ai Maya e gli Aztechi. Nella regione di Cuzco, in Perù, il popolo Inca, tra il 1450 e il 1532, fonda un impero vastissimo. Si estende per oltre 4.000 km, dall'Ecuador settentrionale al Perù, alla Bolivia occidentale, al Cile settentrionale. Lo sterminato territorio dell'impero è costellato di centri urbani. I centri urbani hanno piramidi tempio, che sono decorate da sculture e dipinte a vivaci colori. C'è Tuyanco, la capitale, Cuzco, la città dei commerci, e molte altre. Poi c'è Machu Picchu, una tra le più piccole e affascinanti destinazioni, un centro religioso abitato solamente da donne. 1532. Ci sono varie lotte interne per la successione imperiale. In questo periodo l'impero è facilmente conquistato dallo spagnolo Francisco Pizarro, anche perché il popolo Inca è convinto che gli invasori spagnoli siano di natura divina e così non oppone molta resistenza. L'impero Inca si regge su un sistema politico rigido e gerarchico. È basato sull'attività militare dell'aristocrazia e sullo sfruttamento delle popolazioni sottomesse. Il sovrano è ritenuto l'incarnazione del dio sole e del capo supremo. All'ultimo posto della gerarchia sociale c'è invece la grande massa di contadini e di artigiani. Gli artigiani, in particolar modo, producono oggetti di terracotta, di pietra e pietre preziose, ma sono insuperabili soprattutto come orefici, del resto le viscere delle loro montagne sono ricchissime di filoni d'oro. Per quanto riguarda la medicina, questa era a base di erbe. Dall'esame degli scheletri si rileva inoltre un uso esperto della chirurgia. Gli Inca sono capaci di sanare le fratture e di trapanare il cranio per estrarre un tumore. Per quanto riguarda l'edilizia, sono abili nel costruire edifici in pietra, templi, palazzi, fortezze, acquedotti, canali. Probabilmente conoscono anche un sistema primitivo di scrittura. Il Pantheon Inca, come quello azteco e quello maya, alla sua sommità ha una divinità solare, Inti. In onore di questo dio e delle altre divinità, che rappresentano tutti gli elementi della natura, periodicamente si svolgono sacrifici animali e anche umani, in particolar modo le vittime sono i bambini. Una grande importanza è attribuita alla divinazione. La divinazione viene effettuata dai sacerdoti. Che cos'è? È l'arte di prevedere il futuro mediante l'interpretazione degli astri e delle viscere degli animali sacrificati o di altri segni ritenuti espressione della volontà divina. Gli Inca sono convinti che, attraverso gli sciamani, si possa continuare a parlare con i morti e per questo motivo mummificano i corpi dei defunti di rango per conservarli. Avvolgono le salme nel cotone, riempiono le tombe di sabbia, così le rendono più asciutte e le affidano al clima secco delle zone più rocciose delle montagne. Durante l'epoca precolombiana, nella zona del centro e sud America, si sviluppano anche altre importanti civiltà, come quella dei Toltechi in Messico.